Allora raga, benvenuti in questo mio nuovo video. Siamo tornati con una specie di vlog. Volevo illustrarvi qualcosa che ha fatto parte della mia infanzia e che ho trovato, fa parte della mia infanzia, quindi volevo condividere questa cosa con voi. Magari anche alcuni di voi non l'ha avuta. Adesso vi faccio vedere cos'è. Raga, di che stiamo parlando? Non vorrei che adesso vi distrugge tutto. Sto parlando della PlayStation 1, che non so neanche se questo è il joystick, non lo ricordo così, lo ricordo differente, non lo so. L'alimentazione è purtroppo, credo che non si possa più utilizzare perché la presa SCART praticamente si attacca dalla Play alla televisione, semplicemente bruciata. Cioè, adesso vi faccio vedere, senza combinare casini. Guardate, intanto da qui si apre e si mette in gioco. Allora, guardate, porca troia, muovo la telecamera. Qui dovrebbe andare la presa SCART, si è praticamente bruciata la plastica della presa SCART e non si toglie più. No, se magari voi sapete, non credo ne vendano ancora, però se sapete magari qualche presa SCART che potrebbe andarvi, mi fate un grande favore, perché credo che questa qui con una bella pinza lo tolgo. Passiamo ai giochi che hanno fatto parte della mia infanzia, tralasciando che non ce n'è uno, ovvero Topolino. Un topolino in bianco e nero 2D. Il primo, The Ultimate Invasion. Non mi ricordo il cazzo il nome, raga. Ah sì, Ghostbuster, minchia, c'è scritto qui. Raga, cioè questo gioco era un FPS. Allora, vi faccio capire. Vediamoli, intanto sono messi male i giochi, raga. Scusi, cioè lasciate stare, scusate, sono anche la telecamera. Guardate, raga. Era praticamente un gioco in prima persona. Vi trovavate in mezzo alla strada. Dei fantasmi li dovevate sparare. Ogni tot di fantasmi che uccidevate andavate avanti per la strada. Ed era fighissimo, raga, perché ve lo giuro. Ecco, guardate, per farvi capire, non so se... No, qua non c'è luce, scusatemi. Comunque ero in prima persona, guardate. Questo gioco lo lascio per ultimo. Vabbè, avete già, credo, capito da qui. Visto che la custodia l'ho persa, raga, sono messo in bruttissime condizioni, li tenevo male dei giochi. E uno dei giochi che mi divertiva a giocare, soprattutto con mia madre, raga, soprattutto con mia madre, era l'Ispettore Gadget, raga. Voi non potete capire che gioco è questo. Aveva visuale dall'alto. Praticamente eravate l'Ispettore Gadget. Non mi ricordo neanche la trama del gioco, perché sinceramente, porco, puzzle game 2D, praticamente non mi ricordo sinceramente la trama, perché è piuttosto vecchia come cosa, giocavo quando ero piccolo. E comunque sì, se non mi sbaglio dovevo salvare due bambini. Non mi ricordo neanche chi erano. Terzo gioco, ragazzi. Tomb Raider. Cioè, questo credo sia il migliore tenuto adesso, sinceramente. Cioè, adesso non so se si vede. Si dovrebbe vedere la grafica. Quando Lara aveva le tette. Ah no, qua ce l'aveva. Cioè, nell'immagine ce l'aveva rotonde. Ce l'aveva triangolari. Ricordo, nel gioco dovrebbe avere le triangolari. Dovrebbe essere il primo Tomb Raider, non vorrei dire una cagata. Comunque è Tomb Raider. Ragazzi, uno dei giochi più difficili, non sto scherzando, della PlayStation 1 era questo. Che, cioè, non so neanche come cazzo si chiama. Bioterror Special Force, raga. Altro che Dark Souls. Voi vi lamentate di Dark Souls. Erano, ogni livello era... sarà un quarto d'ora, 20 minuti di livello. Non sto scherzando, un quarto d'ora, 20 minuti di livello. Se morivate, ricominciavate tutto da capo il livello. Questo è Simple Filter 3. Come vedete, qua Simple Filter 3. Fighissimo, raga, mamma mia. Un giocone, veramente, devo dire la verità, un giocone. Guardate però come cazzo mi tenevo. Purtroppo, veramente. Batman, Gotham City Racer, era un gioco di macchine, credo, non me lo ricordo. Sì, si facevano praticamente gare con la macchina di Batman.
E sinceramente non mi ricordo molto di questo gioco. Si vede perché praticamente è il migliore, raga, non c'è una frattura. Si passa, ragazzi, ai due giochi più belli che hanno fatto della PlayStation 1, raga. Il primo. Non so dove cazzo sei. Eccolo. La luce. Atlantis. Disney. L'impero perduto. Ragazzi, adesso io non so se avete mai visto il cartone animato. Però io ve lo giuro, questo, se c'era la possibilità, vi facevo il let's play. Adesso non so come fare, raga. Allora, guardate. Cioè, voi guardate questa immagine e capite. E capite già tutto. Eccolo. Nome. Milo Touch. E voi praticamente siete Milo e dovete scoprire un mistero dell'Atlantide, credo. Era un gioco in 3D. In 3D, ragazzi. Era action, cioè era praticamente un gioco dove strada per strada trovavate dei mostri, dovevate risolvere degli enigmi e andare sempre di più avanti. C'era la possibilità tramite una piccola radiolina di scegliere gli altri personaggi, come Vini Santorini, che mi ricordo ancora, se non mi sbaglio, lui, eccolo, armi speciali, granate, faceva esplodere tutto. Poi c'era Audrey Ramirez, lei aveva la pistola fotonica, che mamma mia, fantastico. Lui, signor, lui era l'uomo più utile che esisteva. Gitan Molière, arma speciale pietre, un geologo. Praticamente voi potevate scavare sottoterra con lui e capire, cioè crearvi un'altra strada, una nuova strada. E infine si passa al gioco che praticamente giocavo sempre, infatti la custodia neanche c'è, l'ho distrutta. Sto parlando di Crash Bandicoot, adesso non vorrei distruggere, cioè il disco dovrebbe essere in bellissime condizioni. Quindi raga, io ho voluto condividere questa cosa qui con voi, e ripeto, se riuscite praticamente a dirmi come risolvere questo problema, perché la play è funzionante, si accende pure, credo. Sì, ma comunque si accende pure. Dovete solo dirmi come risolvere questa cosa, perché con una pinza dovrebbe venirsene via questa. Il problema è trovare una presa scarica. Ditemi nei commenti come fare, da Tiger è tutto. Ci vediamo nel prossimo video. Si scende!